C'è già aria di campagna elettorale nei 34 comuni su 48 al voto a maggio. Il primo sindaco ad annunciare di volersi ricandidare ufficialmente è stato Ivano Rocchetta di Castellarquato, ma è la Valtrebbia con 12 comuni al voto la vallata che sarà caratterizzata dal rinnovo totale. A Rivergaro si profilerebbero tre liste, con il ritorno di Mauro Rai, una lista civica con una donna come capolista e, seppure lui stesso al momento smentisca, Giampaolo Maloberti della Lega Nord per il centrodestra. A Bobbio potrebbero presentarsi addirittura in cinque, tre dei quali potrebbero essere parte della stessa maggioranza. L'ex sindaco Roberto Pasquali, il sindaco attuale Marco Rossi e l'attuale vice sindaco Michele Frassinelli, che recentemente ha aderito al progetto di Forza Italia lanciato dall'ex sindaco di Ferriera Antonio Gogliatti e potrebbe quindi decidere di correre da solo. A sorpresa sembra che il sindaco di Ottone, Giovanni Piazza, potrebbe candidarsi a Bobbio, mentre a Ottone sarebbe pronto a scendere in campo il medico Federico Beccia di Fratelli d'Italia. Sono date invece per scontate le ricandidature di Lodovico Albasi a Travo, Massimo Castelli a Cerignale e Massimo Poggi a Coli, dove potrebbe ritornare anche l'ex sindaco Luigi Bertuzzi. Da trovare invece il successore del sindaco di Zerba, Claudia Borrè.